Devo trovare un'idea migliore. No, non devi, Phoebe. I giorni spesi a rimediare ai miei danni sono finiti. Quindi lo ammetti? Sì, certo che lo ammetto. Non ho problemi a dirlo, solo non in TV o di fronte a qualcuno. Perché no? Perché è imbarazzante che tu mi abbia sempre salvato le chiappe quando ero cattivo. Sono un supereroe. Devo salvarmi le chiappe da solo. Smetti di dire chiappe. No. Devi lasciare che ci pensi io. E lasciami usare le parole che amo. Chiappe. D'accordo, se vuol dire così tanto per te, allora fai a modo tuo. Grazie. È la super limousine, dai. Ok. Ho scordato il telefono. Sbrigati. Scusa, Max. Questo è un altro dei tuoi guai che dovrò sistemare io. Con un po' di aiuto di Dark Mayhem. Ok, l'unico accesso è da quella botola. Datti un contegno. Salve, super presidente Kickbutt. Noi ci diamo un contegno. Phoebe, Max, come siete eleganti. Max, cos'hai sotto il mantello? Che le importa? Cosa hai detto? Mitch, questo succede a ogni premiazione! Ma dov'è la puzzobomba? E perché c'è un gabinetto qui? Il gabinetto è la puzzobomba, è una metafora! Aprilo tu, io non tocco quella roba! Nemmeno io, è ad attivazione vocale. Falla tutta! Ok, è ora di attivare il congegno e far scorrere il plasma. Forza, baby, lavora per Maxi! Lo so che non sarai contento, ma c'è qualcosa che devo fare. Tu sai che non è un vero gabinetto? No, intendevo che... Inizia a caricare. Ah, dovrò aspettare. Avanti, Phoebe! Saremo brevi. Sono nato in una grande città. Io sono nata in un fienile. Io volevo volare sui grattacieli. Io volevo saltare su... Il tempo corre, quanto ci vorrà per caricarlo? Se ho contato bene, 3 limoni e 1 lime a sorpresa. Se quella bomba esplode, ogni supereroe puzzerà come l'ascella di un elefante. Gli elefanti non hanno ascella, è risaputo. Non è questo il punto! Scusa, mi sono stufata di aspettare, non c'è più tempo. Non hai altra scelta, nessuno dei tuoi poteri può aiutarci. I miei no, ma quelli di... Dark Mayhem sì. Non importa, tanto non hai... Oh mamma, hai preso la sfera! Meglio che tu stia lontano. Phoebe, che stai facendo? Scusatemi, i fantastici hot dog che ho divorato stanno... abbaiando. Come hai potuto usare i poteri di Dark Mayhem? Max, dovevo farlo. Ti avevo detto che era pericoloso. Sì, per te, io non corro rischi. E poi non mi sembra che il tuo pazzo spremiagrumi stia funzionando. Sorprendentemente potente. Visto? Potevo farcela da solo, senza il tuo aiuto. Ok, guardiamo il lato positivo. Il nostro futuro da supereroi è salvo e qui c'è un fantastico profumo di limoni. Ok. Bye bye, poteri malvagi. Ho detto bye bye. Adios. Au revoir. Oh no, non riesco a metterli al loro posto. Con la mia malvagità puoi portare a termine il mio piano diabolico. Tutto quello di cui hai bisogno è in una grotta ai piedi del vulcano piangente alle Hawaii. Vulcano piangente?
Che sto dicendo? Perché ti sto ascoltando? Non fare resistenza! Finisci il mio lavoro e compi la mia vendetta sul mondo dei supereroi! Io non voglio dominare il mondo! Oh, lo farai! Lo leggo nei tuoi occhi! Basta parlare! È solo una questione di tempo, Thunder Girl! Presto tu sarai esattamente come me! Non sarò mai malvagia come te! Sarò molto più malvagia. Su ogni lato di questo vulcano c'è una cascata. Allora è questo il vulcano piangente. Devo andare. Phoebe, vieni. Facciamo un selfie di famiglia. Aloha, hai qualcosa per distrarre la mia famiglia mentre io semino il caos? Oh, ti ringrazio tanto. Bel marsupio. Che bugia pietosa. Diciamo tutti Thunder Famiglia, ok? Thunder famiglia! Grande famiglia! Ecco, io ho preso qualche brochure, ci sono un sacco di cose belle da fare qui. Oh, guardate, al capanno c'è un corso d'arte tra 5 minuti. Io voglio andarci! Lo so che vuoi, tu non sei certo una sciocca. C'è anche un corso di kitesurf! Deve essere forte. Io ci sto. Ehi, dovremmo fare le cose tutti insieme. Sì, mentre loro vanno a fare kitesurf, noi portiamo Chloe al corso d'arte. Ok, bene, ma ci ritroviamo tutti quanti al luau per il pork Giusto. Time Family time. Non l'avrei fatto se ti fossi fermata. Hai lasciato Billy nei guai, qual è il tuo problema? Smetti di seguirmi, Max, o sarai tu a ritrovarti nei guai. È esattamente di questo che parlo. Ti comporti così da quando hai usato i poteri di Dark Mayhem. Ti ho avvisato, Max. Non li hai restituiti? Certo che no, altrimenti come potrai dominare il mondo? Mamma e papà? Lavano la roccia. Lavano la roccia? E perché? Per le disgrazie. Sveglia! Sentite, dobbiamo fermare Phoebe da soli, ma per liberarla dai poteri ci serve la sfera. Chloe, puoi teletrasportarti e prendere la sfera? Oh, cavolo, non si può. È nascosta nel cavo segreto. Nel caminetto! Perché sono stato l'ultimo a saperlo? Bene, Chloe, adesso vai. Sapete, non sarebbe successo nulla se fossimo andati nel Delaware. Eccola! Brava. Ok, voi due venite con me sul quad. Seguiremo le tracce di Phoebe. Chloe, di a mamma e papà che andiamo a salvarla. Forza! Fai questo, fai quello. Io sono in vacanza! Perché sei venuto qui? Per te. Ti serve il mio aiuto contro la sua cattiveria. È anche la mia ora. Ed è più forte di quanto tu non sia mai stato. Lasciala andare. I giorni cattivi sono finiti. La sfera, posala subito. È per il tuo bene. No, Phoebe! La sfera è l'unica chance. Credo di non avere scelta. Andiamo al rifugio nel vulcano. Devo dominare il mondo. Felice di avervi conosciuti! Phoebe, torna qui! Divertitevi adesso. La grotta è sigillata. Gli unici che possono salvarci sono... Mamma e papà!
Come ci avete trovati? Sono Thunderman. Sono esperto nel rintracciare le persone. E abbiamo anche messo un GPS nel molare di Billy quando era piccolo. Ecco perché è verde. Cos'è questa storia che Phoebe ha i poteri di Dark Mayhem? Lei è la testa di uno strano androide e vogliono usare il vulcano per spargere il Malvexium nel mondo. Il Malvexium? Com'è successo? Ve lo spiego per strada, dobbiamo fermarla, andiamo. Bene ragazzi, dobbiamo forzare questa porta. Oh, la famiglia, che noia, non è vero? Magari la tua, io amo la mia scheda madre. State pronti, l'arma migliore è l'elemento sorpresa. Sorpresa! Oh, mi spiace ragazzi, ma è un brutto momento per voi. Svelta, usa il campo di forza per intrappolarli. C'è anche quello. Grandioso! Tranquilli, vi farò uscire di qui. Ok, Cherry, vai sul tetto, ti raggiungo con la mia capsula, poi ti racconto. Ehi, signorina Bla Bla, i tuoi ospiti stanno fuggendo. Vai, Max! Cosa credi di fare? Mi riprendo mia sorella, ora mamma! No! Non mi toglierete mai i miei poteri! Non sono i tuoi! È la mia occasione, computer! Attiva subito il centro controllo corpi! In attivazione! Inizio procedura ricongiungimento. Finalmente. Non sono gli addobbi natalizi, più potenza! Io vi distruggerò! Non prima che ti abbia salvata! Phoebe! State attenti! Non sappiamo se sia tornata buona. C'è solo un modo per scoprirlo. Sei di nuovo buona? Sì. È buona, ragazzi! I miei giorni da semplice aiutante sono finiti. È giunto il momento per Destructo di dominare il mondo! Ok, è un guaio, ma finora non ha mai usato quel corpo. Ci metterà un po' ad abituarsi. Direi che si è abituato. Se riusciamo a tirare la leva, il vulcano si fermerà, ma sarà dura superare lui. Non ce la farà contro tutti noi. Per la cronaca, non sapevo che potesse far questo. Qualcuno ha un'idea? Posso buttarlo fuori, ma mi vedrà arrivare. Ti aiuto io. Il test alla medusa. Che cosa te ne fai di quello? Stai a vedere. Ah, no! I miei sensori ottici! Thunderman, del collo! Non controlli più la leva ora, E intendi questa leva? Ora nessuno mi impedirà di dominare il mondo! Non sono abbastanza vicina, più in basso! Non riesco a tenerti così lontana! 6 Ti tengo, forza! 5 4 3 2 1 Eruzione fallita. Ce l'hai fatta? No, ce l'abbiamo fatta. Grazie dell'aiuto. Per quale motivo è ancora ieri? Non lo so! Non ho idea di che cosa stiate parlando, ma anche questa mattina Phoebe è vestita malissimo. Deve pur significare qualcosa il fatto che continuiamo a rivivere la vigilia dell'uscita dei risultati. Perché questo giorno? Perché non quello in cui tu sei caduta in un tombino? Ehi, sei tu che mi hai mandato un video mentre camminavo per la strada? E se ci fosse di mezzo la Z-Force?
Chiediamo aiuto alla Kickbutt. Perché avrebbero fatto una cosa simile? A meno che non sia una specie di test. Adoro i test. Ah, sì, lo so. Però se fosse un test, chiedere aiuto sarebbe imbrogliare. Tu non vuoi farlo, non è vero? Mai fatto, solo quando ho detto di aver preso 8 in arte. Sapevo che non era vero. Restiamo concentrati. Se fosse davvero un test, come lo superiamo? Ma ci hanno ordinato di divertirci, magari vogliono solamente che ce la spassiamo. Max si chiama Z-Force, non Wii-Force. Beh, in ogni caso era un ordine. E l'unica cosa che tu apprezzi più dei test sono gli ordini. È vero. Va bene, se vogliono che ce la spassiamo, spassiamocela. Inizia la festa allo Splatburger! Pronti per un dance party? Dance party? Io no! Forza, tutti in piedi, andiamo! Yeah, scateniamoci! Dite tutti ehi! Hey! Dite tutti oh! Dite tutti fuori subito, vi inseguo con la scopa! Fuori subito, Vince! Parla sul serio, scopa! Questo sì che è spassarsela. Caspita quanto corre la Wong. Poi abbiamo cavalcato l'elefante allo zoo, il canguro allo zoo, ci hanno cacciati dallo zoo, è divertente. È vero, ci siamo divertiti un sacco e visto che abbiamo superato il test, domani al nostro risveglio sarà domani. Dovremmo vivere questa giornata per il resto della nostra vita. Quanto sei melodrammatica. Io mi arrendo, chiamo la Lega dei Supereroi. No! Max, ridammi il telefono e facciamola finita. Non posso, Phoebe. Perché no? Perché dobbiamo venirne fuori per conto nostro. Noi siamo supereroi, possiamo farcela. Ma i ma sono per i perdenti e per i sergenti. Ok, sei strano, ma se è questo che vuoi, d'accordo. Perfetto, ora andiamo di sopra a vedere il pancake gigante che papà ama più di noi. Arrivo subito. Su, un altro piccolo sforzo. Ripeto orologio. Ripeto orologio. Non è stata la Z-Force a farci rivivere questo giorno. Sei stato tu. Dramma! Max, voglio una spiegazione. Ho fatto durare una giornata all'infinito, ma avevo un buon motivo. Bene, allora dimmelo. È una storia lunga. Forse è meglio se ti siedi. Ho un po' paura. Ok. Allora io... Max! Torna subito qui! È finita, Max. Ma... No, Phoebe, non farlo! Perché no? Perché non vuoi che arrivi domani? Vuoi deciderti a dirmelo? Perché io... ho paura. Ok? Non voglio che arrivi domani. Che succederà se i risultati del concorso non saranno buoni? Non so, ci penserei. Non è così facile. Questa è la cosa in cui io mi sono impegnato di più in tutta la mia vita. E se falliamo, che accadrà? Ma noi non falliremo. E tu che ne sai? Max, noi abbiamo lavorato benissimo. Abbiamo compiuto imprese eroiche. Siamo un grande team. E non possiamo fermarci per la paura di ricevere cattive notizie. Sì, in effetti. Io sono grande. Su, coraggio. Che cosa fai? Oh, ciao! Distruggere quell'aggeggio poteva causare la fine del mondo, ma... ehi, è andata bene! Assista voi? Eh? Mi spiace dirlo, ma va lucidato anche lo scivolo. Non posso resistere alla necessità di assistere! Lui è... è volato sullo scivolo, già! Fantastico! Sai, mi ha trovato l'abito per il ballo e un accompagnatore. Non so chi sia, ma Assista Boy dice che siamo compatibili al 99%. Fa tutte queste cose? Oh, io che gli ho detto di fare i compiti e plastificare i calzini.
scivolo pulito. E ho trovato questo. Oh, il mio flauto di Pan. Ehi, assista voi. Che cosa fai qui? Dovresti trovarmi un'accompagnatrice. Ho usato un po' del tuo tempo, ma potrai recuperare. Quindi è ok se tu rubi il mio tempo? Tecnicamente non l'ho rubato, l'ho usato senza chiedere. Bene, quindi immagino che sia ok se uso il tuo mantello senza chiedere. Oh, ridammi il mio mantello multitasche! Ehi, queste tasche le ha fatte nel mio tempo, quindi sono mie. Dovevo fare il punto croce! Il mio mantello. Hai strappato una tasca al mio mantello. Di addio a tutto quello che ami! Phoebe! No! Scusa! Scusa! Phoebe! No! Ho passato ore a guardarlo fare quel compito! Ora guarda questo! Buffo! Si preoccupa della scuola adesso! Thunder gemelli! Non litigate! Stanne fuori! Max d'ora in poi lui è il mio assistente, vieni! Il mio assistente non va da nessuna parte! Lui è mio! No, mio! Se non smettete di litigare mi trasformerò in un triste mostro! Sei grande, cerca di controllarti! Che stai facendo? Cerco di farlo rilassare un po' con la musica. Questa è Ricordi di Machu Picchu. Almeno qualcosa di buono è successo. Dobbiamo renderlo felice. Ho un'idea. Ma non lasciarmi solo con lui! Ehi, che ne dici delle imitazioni? Sono Madonna, dov'è il mio camerino e i miei fiori? Il tuo flauto di Pan lo ha irritato! Magari lo renderà felice sapere quanto lo apprezziamo. Assista, Boy, adoro il mantello che mi hai fatto! Visto? Lo scudo mi protegge dalle cose che mi stai tirando! Oh! Riparati col mio mantello. Ok. Colpa mia, ecco, prendi, condividiamolo. Buona idea. Ehi, ma stiamo condividendo qualcosa per la prima volta. Credo di sì. Prima di essere frantumati da quel mostro, almeno l'abbiamo fatto una volta. Oh, bravi Thunder gemelli. Assista, Boy. Caspita, Thunder gemelli, mi avete reso un po' triste, ma vedervi condividere quello mi ha reso felice. Non sarebbe successo se non ci avessi colpiti con tutto quello che c'è in giardino. Grazie, Assista Boy. Mm. E quell'abbraccio? Oh, direi di no. Già. Che state guardando? No. Ragazze, niente telefono in fattoria. Come dicono dalle mie parti, al pacchia finita per questa sera. Vieni. Alpacchia finita per questa sera, divertente, mamma, vero Nora? Già, è spassoso, Phoebe. Ok, è andata, piano B, tu la distrai e io vado a guardare Best Chef Forever sul computer di Max. Cosa? Lo guardi tu e io non lo guardo? Poi te lo racconto. Au! Ok, faremo i tour. Hai assaggiato il cioccolato sciolto in latte di alpaca? Oh, no! Beh, io sì! E quindi ora tocca a te fare la MacBug. Ma Chef Brielle e Brianna stanno preparando un pranzo ninja. Vediamo la fine dell'episodio insieme. Sì, va bene, dammi le cuffie. Ehi, sono mie. Cerca quelle di Max sotto al letto. Credo che qui ci sia una zucca di Halloween marcia. Trovate? Ci è mancato poco, ma non ci hanno visti? Oh! No! Io non ci posso credere. Mamma, possiamo spiegarti? Spiegare cosa? Che avete finto di dover andare in bagno per evitare la mia serata tra ragazze? Oh, te ne sei accorta? Non preoccupatevi. È l'ultima volta che organizzo una serata a MacBooger. Mamma, aspetta. Ah,
Abbiamo spezzato il cuore della mamma. Già, non l'ho mai vista così prima d'ora. Beh, adesso cercate il modo di rimediare. Che shock che siamo state. Per paura degli spoiler abbiamo rovinato la serata della mamma. Andiamo fuori a scusarci e a darle un abbraccio. Ok, nuovo piano. Le organizzeremo la più divertente serata della storia dei MacBooger. Accidenti, se è brutto quel cognome. Cos'è successo qui? Scusa, mamma, per farci perdonare ti abbiamo organizzato la serata MacBooger dei tuoi sogni. Vieni, su. Oh, quello è un vero alpaca. Ragazze, è inutile che fingiate entusiasmo. So bene che non vi interessa questa roba. Zitta e goditi l'intrattenimento musicale delle Thunder Girls. Non si canta se non è arrivata Bart. Tutti quanti qui lo sanno e lei la star. Vieni a divertirti, dai, scendi dalla maca. Puoi ballare, puoi domare un vero alpaca. Con le ragazze tue, ma che cosa vuoi di più? Per te brilla il cielo blu. È una bella festa che è fatta apposta per te. Mentre intanto tuo marito chi lo sa dov'è? Non ti piace la musica? Abbiamo viaggiato nel tempo, Max! Oh, scusa, perché l'hai fatto? Volevo verificare se anche qui il mio laser funziona. Nascondiamo il camper prima di cercare Heinrich. C'è un pulsante con scritto mimetizzazione. Forse non è ancora tutto perduto. Potremmo impedire a Heinrich di andare a scuola. No, un momento, Max. Un conto è giocare col tempo, un altro con le assenze. Phoebe, se non gli facciamo mettere piede a scuola, non sentiremo più la sua storia. Lo congeliamo, così perderà una giornata di scuola. Che ci vuole? Detesto quando dici che ci vuole. Sì, che ci vuole. Che ci vuole? Finitela! Dai, prima che se ne vada. Oh, santi numi, cos'era? L'ho mancato. Billy, bloccalo! Caspiterina! Sono circondato da super cattivi! Non super cattivi, ma supereroi! Sono circondato da supereroi! Vogliamo solo saltare un giorno di scuola tra 60 anni, sta fermo! Tu! Non ti avvicinare, pericolosa criminale! Oh, la mia gamba! Per colpa di voi mostri, perderò la scuola! Dobbiamo ringraziare quella pietra. E anche il ballo del calzino. Poi che cosa scriverò sul mio diario? Non possiamo lasciarlo così. Ragazzi? Arrivo! Oh, ehi, Bradford. Il mio nome è Bad Ted. Che cosa vuoi da me? Capire che cosa è successo a Edenville. Sì, Heinrich III non è diventato sindaco e l'ha resa bellissima. Heinrich Edenville III? Intendi Re Ein, il pericoloso boss? E così è un boss. E lo chiamate re. La sua storia è arcinota, signorina. Quattro supereroi gli hanno fatto perdere la gara di ballo. Il suo rancore verso di loro l'ha portato ad abbracciare il crimine. È come me. Heinrich vuole diventare molto potente e governare Edenville. Ha fatto cacciare i supereroi e anche gli orsi. È decisamente incavolato. Ciao Heinrich, di me ti ricordi? Oh! Ehi, amico, calmati, vogliamo aiutarti. Cosa calmarmi? E vuoi che stia anche fermo e buono così puoi congelarmi con la bocca? Siamo tornati qui per scusarci. Non mi farete del male. Non che possiate danneggiarmi di più, mi avete già fatto fare un'assenza. È come me. Inoltre la mia compagna di ballo mi ha scaricato come un ferro vecchio. È solo una gara, non te la prendere. L'importante è che ti senta vincitore qui. Lo conosciamo a malapena. Volevo vincere per guadagnare popolarità. Avrei di sicuro potuto ambire a diventare capoclasse. Magari sarai sindaco. Grazie a voi non succederà mai. Perché? Cosa abbiamo fatto? Parlerò solo con voi d'ora in poi.
Che ne dici se usassimo i nostri poteri per aiutarti a vincere la gara? Sì, danzo io con te. Tu sai ballare. Mi chiedi se so ballare. Non mi chiamano la Thunder Gambe Pazze per niente. Cia, 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 cia. E non è finita. C'è poi la famosa mossa alla Phoebe. Sarà dura battere quei due. Dobbiamo salire sul buggy bus. Metti la cintura. Max, tu stammi dietro. Si sono così originali e diversi. Li detesto, fuori, vincono loro. Ho acciuffato Billy. Il camion del latte mi ha investito. Avete vinto? No, abbiamo perso. Significa che torneremo a Creaminville. Ho dovuto subire tutto questo per niente. Eric avrà il morale a terra. È stata una magnifica serata. O alle stelle. Grazie, ragazzi. Tutti impazziscono per il nostro ballo. Leiric! Grande, sono passi da favola. Dovresti fare il capoclasse. Oh, io ti darò il mio voto. Ti ha mandato un bacio come se io non fossi qui. Phoebe, non essere gelosa. Il futuro è a posto. Andiamo. Aspettate un attimo. Che ne direste di farci una foto tutti insieme? Cheese! Ciao, alieni. Per mille laser, l'airware pop-up è in arrivo a Hiddenville. L'airware che cosa? È un negozio temporaneo che vende cappelli, bandane e fiocchi. Un sacco di fiocchi. Oh, allora devo comprarmi una nuova visiera. Protegge dal sole e lascia la testa freschissima. Già, le tue ultime visiere sono misteriosamente scomparse. Nora, mi aiuterai a comprare il mio primo fiocco? Aspettavo da una vita che me lo chiedessi. Yeah, il mio fioc mitzvah! Ok, al nostro castello manca un po' di ketchup. Vado a prenderlo. Non mangiare la principessa cetriolino! Stacy, guarda. Ha un modo perfetto di spillare il ketchup. E ha un fiocco delizioso! Yes! Non so se ve ne siete accorte, ma vi sento. Sta facendo del sarcasmo. La adoro. Sono Stacy, lei è Aether. Sono Nora e vi conosco già. Voi create splendidi fiocchi e fermacapelli. Siete grandi. Un momento, lampadina, bagliore. Vogliamo andare all'Airware Pop-Up domani? Volete che ci andiamo insieme? Fermacapelli, cappello, fiocco. È il trio perfetto. Sarebbe fantastico. Aspettate, vuol dire che faremo squadra? Yes! Ora che mi ricordo, ho promesso a mia sorella che ci sarei andata con lei. Ma forse potrei portarla con noi. Piano, pausa, ferma, stop. Vorresti portare la tua sorellina? Sì. Disapproviamo. Sai, andare in giro con le amiche è divertente. Con la sorellina e fare la babysitter gratis, Nora. È inutile, forse non vuol far parte del super fashion trio. No, lo voglio e come. Uscirò con mia sorella un'altra volta. Pagata, ovviamente. E quindi è un sì? No. È un yes! Yes! Meglio blu o meglio arancione? Entrambi. Yes! Yes! Oh, Nora, non ce la spassavamo così tanto con una nuova amica, tipo, da sempre. Contenta di non aver portato la sorellina? Oh, oh. Guarda, mamma, laggiù ci sono dei fiocchi. Nora, questo è un cappello adorabile o un cappello orrendo? Ehi, dove è andata? Non lo so, ma questo cappello fa tanto stagione scorsa. Lo sai, tesoro, sei davvero gentile a rischiare di prenderti i pidocchi per comprare un fiocco a Nora. Se vedo qualcuno che si gratta la testa, torniamo a casa. Tranquilla, Barb, sembra tutto a posto, quindi vado a cercare una visiera. Stasera a farmi da barriera avrò una super... visiera. Odio le sue visiere, ma amo le sue ride. Non sono abbastanza speciali per Nora. Ma che cosa intendi dire? Ci vuole un fiocco molto speciale per la miglior sorella del mondo, baby. Oh.
Ok, allora continuiamo a cercare finché non troveremo il fiocco perfetto per Nora. Oh, eccoti! Ti abbiamo preso un fiocco! Fa risaltare i nostri occhi, così vicino a te splenderemo come stelle! Mitico, siete super! Ho un'idea! Andiamocene a fare acquisti in un altro negozio! Perché c'è la tua famiglia? Ignora quei sempliciotti! Quei sempliciotti? Ma sì, la tua sorellina dice cose tipo: la mia è la migliore sorella del mondo, baby! Non parla in questo modo! Beh, un po' sì, a dire il vero. Ma poteva andare a divertirsi e invece ha scelto di venire qui per me. Beh, vuoi stare con noi ragazzi o con la tua sorellina? Voi ragazze... Yes! Siete fastidiose e il vostro yes è davvero insopportabile. Si dice yes con la E. Ehi, c'è Nora! Aspetta, hai eliminato i pidocchi? Sì. Me ne sono sbarazzata per stare con Chloe. Vai con il fioc mitzvah! Ragazzi, ecco la mia nuova visiera! Ma c'è Nora! Tieni lontano i tuoi pidocchi dalla mia visiera!